certi incontri possono cambiarti la vita e l'incontro tra Valeria Marini e Pierfrancesco Pingitore è uno di quelli. Abbiamo raggiunto il maestro al Salone Margherita per farcelo raccontare. Quanto è stata importante la presenza di Gianna nella vita di Valeria? Penso moltissimo, questo bisognerebbe chiederlo a Valeria. Valeria ti dirà che Gianna è tutta la sua vita. Auguri Gianna, so che compi una ventina d'anni oggi. Che cosa l'ha colpita di Valeria? Il viso. La cosa principale in una donna, per me, è il viso. Naturalmente su un fisico statuario come ha lei e come aveva lei, è un'espressione dolce e accattivante nello stesso tempo e in qualche maniera imprendibile. Faccio vedere come scoprì, si fa per dire, Valeria Marini. A un certo punto ero andato fuori a prendere un caffè e rientrando vidi una presenza femminile lì proprio, ferma così di spalle, aveva dei capelli biondi, si girò, aveva un viso bellissimo, quella era Valeria Marini. Prima di farla diventare la prima donna del Bagaglino, l'ha fatta recitare in un film. Gole Ruggenti è un film in cui si faceva la parodia di Sanremo. Le ha portato bene perché qualche anno dopo poi lei è stata la prima donna del Festival di Sanremo. Ci avevo mai pensato, è vero. È una roba pazzesca, è un Luna Park. Sì, straordinaria. Valeria all'inizio degli anni 90, quando lei l'ha conosciuta, Valeria oggi, è cambiata? È cambiata nel senso che ha acquisito molta esperienza e oggi è una donna che sa muoversi in tanti modi, mentre allora era una ragazza che cominciava, muoveva i primi passi, ma aveva delle armi importanti. Che erano? La voglia di arrivare, assolutamente, perché se ti manca quella, puoi avere tutte le altre doti che vuoi, ma rimani a palo. Valeria, devi venire a vedere Gran Follia, eh? È incredibile questa ragazza. Valeria Marini in una sola parola, maestro? E bisognerebbe coniarla questa parola.